Signori, possiamo iniziare? Iniziamo dai piccolini, che tutti vogliono i piccolini. Allora, il pacco che sto aprendo mi è stato mandato da un coglione. Il nome non c'è, ma è un coglione. È una merda. È una merda giocattolo. È una merda giocattolo. È una merda giocattolo, ovviamente. Non poteva che iniziare così. Non poteva non iniziare con una merda giocattolo. Allora, passiamo a uno un po' più. Scusate, ma io voglio vedere. Perché questo potrebbe essere carte. Queste potrebbero essere carte dei Pokémon. Queste potrebbero essere carte dei Pokémon. E sarebbe stonks se nel primo episodio vedono come Pondo manda le carte dei Pokémon. Presente. Allora, questo ce lo manda Gianmaria. Da Napoli. Dipende se il rapporto guadagno-soddisfazione rimane lo stesso. So carte. So carte. Ah sì! Dai, dai, Gianmarì! Gianmarì, che mi hai mandato tutta roba Dissociati! ciotta! Tutta roba ciotta, Gianmarì! Tutta robetta ciotta, Gianmarì! Mo' ve le faccio vedere. Gianmarì, ma chi le ha rubate queste? Mago Nero! Mago Nero in un bundle strano trippante? Che però non aprirò! Perché potrebbe essere Worth! Mago Nero, poi c'è sta re copertura. Ce ne stanno un paro. Poi ce ne stanno un paro di ultra rare. Una donzella. Ci sta. È una carta rara. Ci sta Mister Marra. Ci sta un altro grande demone siumico. Che non lo so. Ma mandatemele vecchie, brutti. Ci sta lui. Ah, carta nera. Allora sì che mi piace. Questo sarà qualche numero del cazzo. È un paro di carte ultra rare. Poi ci stanno pure due carte comuni. Perché? Perché due carte comuni? Però ci sta anche un pacchettino con dentro altre carte con qualche scritta in napoletano. Magicone 31. Castellammare di Stabia. Ma sì, era per vedere se siete ferrati in geografia. Mamma, sempre a piagne state. E mi sa che qua ci stanno le carte ciotte. Quelle più bollenti, quelle sexy. Porco Dio, non mi puoi mandare le carte delle waifu nude, porco Dio. Ma scrivi a Gianmo, Bentornati, porco grazie Dio, per apri il pacchetto essere del Mago Nero. Dentro ci sta lo sdrogo. amiciato. Il pacco del mago nero dentro c'è sta lo sdrogo. Mago nero? Neossero elementale! Mamma mia! Dissociati! Ma che sto a vedere? Drago polvere di stelle, così de botto! Chiuso valeva 2K, sì. Oddio, Utopia! Utopia, come cazzo lo chiamate voi? Holy shit, non l'avevo mai visto! Io in carta! Che belli sti artwork! Sì, questi sono tipo gli alternative! Drago Pendulum! Occhi diversi! La main carta del K! La carta del K, Drago Pendulum, occhi diversi. Holy shit. E poi. Decodificatore trasmittente. Mamma mia, era partito bene. Non le posso far vedere. Non le posso far vedere. Non le posso far vedere, sono Aegao, porco Dio. Sono sticker. Sono sticker di donne Aegao, signori, che sbavano sborra. Ah, questa si tira fuori le bocce completamente. Ah, questa ciuccia un calippo. Non lo posso far vedere, Sei un. mister. Gli hentai l'ho aggiornato attorno il 10 del mese Fatsham. Regà. Potrebbe essere in gioco da play. Invece è un libro. Invece è un libro durissimo. Che Qui libro è? altro che fumello c'è sta un beletto di puzzone. I bislunghi, signori.
i bislunghi. I bislunghi e i biscorti. I bislunghi e i biscorti. Con un piccolo messaggio. Fatti un po' di cultura. Il K approverebbe. Da Slim Kilo. Cioè dice di farci un po' di cultura con i bislunghi e i biscorti. Guarda quanto è lungo. I bislunghi abitano vicino ai biscorti. Tanto diversi da loro. I due popoli sono stanchi della pace che regna sovrana da tempo. E provano a farsi la guerra, ma non riescono. Si accaniscono, si lambiccano per sopraffarsi a vicenda, ma alla fine una raffica di straordinari eventi li porta a una riconciliazione che potrebbe durare per sempre. O quasi. Questo manda sempre grande pacco di Amazon, ma questo è... Guarda. Questo è... È fino. È fino. Che può essere una cosa fina in un pacco? Che cos'è? È flexi? Un poster? Un foglio? Un art attack? Cioè, capite? Capite? Il bello, secondo me, di questa cosa... Perché tu dici, cioè, vedi il pacco e dici, e cominci a pensare, dici, un post, è giusto, un poster, un disegno. Eh no, frate, è un giornaletto su Dwayne Johnson. È un giornaletto sulle persone più influenti dell'ultimo anno. Dwayne Johnson. Madonna, questo è tutto, questo c'è, cioè, stanno una marea di scritte, quindi non posso far vedere mentre lo apro. Destinatario Gianmarco Tocco, mittente Alessio, da Milano. Se mi arriva un pacco da Milano non costa men cazzo. Allora, la prossima volta te le mando. Mi ha mandato un manga, così, Love is War, che conosco. Che conosco, ragazzi. Allora, teoricamente ci sta un'immagine in questo primo manga dove c'è una bambina mezza nuda all'incirca al mare. Se la trovo ve la faccio vedere, però se... Ok, bello, 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 mi piace. Me lo leggo per il meme, lo conoscevo comunque. Grazie. La cosa bella non è quello, però. La cosa bella sono i pacchi delle waifu. Quattro pacchi delle waifu da aprire. Allora, ragazzi, abbiamo un pacco, questo... questo è caliente, eh. Questo è quel pacco che dici... Questo potrebbe essere caliente. Ma che è? Oddio, possibile che sia la mucca quella che tipo ripete quello che dici? Una roba del genere. Madonna puttana, mi sono cagato in mano. C'è la roccia stampata su un foglio. Porco Dio, aperto, raga, prima cosa che ho visto è questa. Porco Dio, porco. Allora, il pacco si presenta così. È duro e sta in... No, sì, è duro e sta dentro la carta. Porco Dio! E carri, è il treno, Gladdo, che me devo cambiare! Cazzo! No, no! C'è di lui! Ma tu sei un figlio di puttana clamoroso! Tu sei un pezzo di merda! Sputatore! Ne ved! A maglietta da Juve! Mamma mia, perché ci sto bene! No! Ci sto bene!
La scabbia! La scabbia! Ma è di plastica, sì? No! Ma chi gli serve di V7? Gianmarco Toccolo Juventino! Che schifo! Allora, ragazzi... Questo pesa almeno 5 kg. Almeno 5 kg di roba è questa. Il pacco di Giuseppe, sì. Perché se è vino, sfortunatamente vince Giuseppe. Scusate, ma sono un alcolizzato. Non è bello da dire. E la madò. Ma questo è il package. Ragazzi, ma mi ha mandato il pacco. Il pacco che doveva essere mandato a Jay Pippo. Mando sto a Romix. Facci vedere il pupazzo di Sasuke. L, brutto maiale. L, porco. Mamma mia, L con dei capelli veramente strani. Ma raga, ma voi non avete capito che sotto, cioè sotto, c'è altra roba. Ma raga, ci sta di tutto, by the way. C'è sta un altro pupazzo. Boom, baby, bye, boom, baby, bye. Allora raga, e niente, ci ha mandato la via del grembiule. Ah, io sono, alcuni riconosco, altri no. La via del grembiule, devo essere onesto, mai sentita in vita mia. Poi ci ha mandato ok, questo l'ho sentito. Ma che cazzo, madonna, ma quanti soldi, ma quanto hai speso, porco. Defense Devil, demone difensivo. Aspetta che li dopo già per terra, se no non so dove cazzo metterli. Easy. Ma che è il coso limited de Salmo? Che è tipo il... Ok. Ma la firma è sua... Ma fatta dopo o è firmato... Tariva firmato? Ma come gordisco dentro? Vabbè, sì, ma dai! Ma che sto a vedere? Ma come? Utenti nella chat? TT2 no? TT2 non c'è? No, ok. Berretto del Manchester con la maglia della Juve ceramica e il predict del trasferimento di Pogba. Superman Batman. Il ritorno dei Metal Man. E robo de su... Ma che è? No. Hai rovinato tutto il pacco. Con una cosa. Il robo de Detective Pikachu. Dai Titti, dai, solo so perché so buono Titti. Te becchi Premium Edition Must Have di Deadpool. Uccide l'universo Marvel. Cioè li clappa tutti. Porco Dio, guarda Capitan America. Ma che cazzo ha visto il pisello di Hulk? Mi fai godere. Mi fai godere. Mi fai godere! Ma che fai? Salutacci! Madò! Sanno proprio di Romix. Il fazzone mi stare a maledì. Oh! Così! Per il meme di mandarmi uno di Berserk. Beh, la semplicità delle copertine, per quanto il disegno complicato, che mi ha sempre fatto diventare il cazzetto duro. E poi abbiamo, per salutare anche Wagna Zazza, abbiamo il covaletto dei Dragon Ball Broly. Gianmarco, cosa ne pensi dell'anime Bucky? Guarda che bello, Broly da una parte e tiè, Gotenks dall'altra. Ma com'è disegnato Gotenks? Madonna, è disegnato... Ah no, questo chi è? Trunks, se non sbaglio. E poi come finale ci sta il karma del purgatorio. Ma questo non l'ho mai sentito. Guarda che tette. Guarda che bofilotti, sì. Però sì, ce n'è il quarto c'ha una tipa che sta tipo così con un po' gli occhi a cuore. Madonna ragazzi, sembro uno che vuole stuprare. Io sembro veramente uno che potrebbe chiedere a un bambino di andare a prendere dei cosi.